La colonna vertebrale è fatta fondamentalmente di tre segmenti, cervicale, dorsale e lombare. Le vertebre lombari sono 5 e sono distanziate tra di loro da un cuscinetto che si chiama disco intervertebrale, che ha una struttura tendenzialmente molto elastica che con l'invecchiamento tende ad irrigidirsi e talvolta a rompersi. Quando questo succede, si va incontro a delle problematiche della colonna lombare che sono definite degenerative, talvolta sono invece patologie acute come l'ernia del disco, oppure degenerative come uno scivolamento vertebrale di una vertebra sull'altra o un restringimento del canale dove passano le strutture neurologiche che dal midollo spinale, una volta che si sono staccate all'inizio del tratto lombare, poi producono come dei filamenti, che sono come dei fili elettrici che arrivano fino alle gambe e determinano il movimento dei muscoli e permettono per esempio la camminata o un salto. Quando i pazienti riferiscono un mal di schiena che perdura da più di 2-3 settimane, una sciatalgia che non riesce a essere controllata dai comuni farmaci antidolorifici o dalla terapia cortisonica da almeno 3 settimane, o iniziano a comparire dei deficit motori, il paziente ha difficoltà a sollevare il piede o a sollevare la coscia, oppure quando i pazienti non riescono proprio a camminare per più di 150-200 metri, ecco, quello è il momento per rivolgersi allo specialista. Che cosa facciamo quando abbiamo queste problematiche? Dopo che il paziente ha tentato tutte le terapie conservative, che sono quella con il corticosteroide, con i farmaci antinfiammatori, con gli oppiaci o la terapia infiltrativa presso i centri di terapia antalgica, e non si è arrivati a nessuna conclusione in termini di risoluzione del dolore, rimane solo la chirurgia. Una delle nuove tecniche che ormai noi abbiamo introdotto da una decina d'anni è quella dell'approccio anteriore a rachide lombare, che ci permette, anche grazie a una piccola incisione addominale che sta tra l'ombelico e la porzione più bassa, che passa attraverso una linea delle creste iliache, attraverso questa piccola incisione siamo in grado di raggiungere lo spazio tra la quinta vertebra e l'osso sacro, tra la quarta vertebra e l'osso sacro e in rarissimi casi tra la terza vertebra e la quarta vertebra lombare.